sarebbe meglio il malto, ma va bene anche questo. Ah, sono qua io, eccomi. E non mi vedevate. Ad ogni modo, versate la farina. Ci mettete l'acqua dove prima avrete sciolto il lievito di birra. Dopodiché iniziate a mescolare, poi mettete il sale e lo zucchero. Io ci aggiungo anche un po' di olio extravergine di oliva. Beh, noi liguri ci piace l'olio. E poi iniziate a muovere le mani, a mescolare. Deve risultare un pasto morbido, soffice, malleabile, come noi. Processo di lievitazione, uso questo sistema, praticamente metto una pentola con dell'acqua a bollire, quando l'acqua bolle lo metto dentro al forno e gli metto accanto l'impasto, questo per creare una sorta di camera di lievitazione, così può favorire appunto la crescita del pane. È molto bello fare il pane, è qualcosa di una bella sensazione, una bella emozione. Dopodiché la cottura, il forno io lo porto a 220 gradi. Metto poi dentro il pane già posto negli appositi contenitori e lo lascio così per 10 minuti, dopodiché la temperatura la porto a 200 gradi. 30 minuti di cottura, avrete una bella crosticina sopra e il pane soffice all'interno. Provate!